e di assistenza alle famiglie e delle abbinate proposte di legge numero 143, 1167, 22, 88, 28, 19. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta sono stati da ultimo respinti gli identici emendamenti Nicchi 3.1 e Silvia Giordano 3.70. Passiamo all'emendamento Di Vita 3.32, pagina 10 del fascicolo. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, Beni, prego. Grazie Presidente. In riferimento a questo emendamento relativo sempre ai punti specifici dell'articolo 3, ma direi anche in riferimento alle altre considerazioni fatte dai colleghi negli interventi precedenti, negli emendamenti già votati e che andremo a votare, io cerco di rispondere alla domanda retorica, diciamo, che i colleghi del Movimento 5 Stelle ci hanno posto: perché facciamo poi questa legge? Non è forse un provvedimento che rischia di risultare inutile? Bene, io penso che non sia un provvedimento inutile. Noi stiamo parlando di una patologia purtroppo di grande diffusione, che ha un impatto, di forte rilevanza sociale, che coinvolge milioni di famiglie, rispetto alla quale con questa legge prevediamo innanzitutto l'aggiornamento delle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, coerentemente con il dibattito scientifico e con i progressi che la ricerca sta facendo. Prevediamo soprattutto una definizione più precisa dei compiti delle regioni e delle strutture del territorio del servizio sanitario. In realtà è vero, questa legge riassume e riordina anche molti interventi che già esistono, ma proprio qui sta il punto: esistono in maniera difforme sul territorio nazionale e l'intento è appunto quello di superare le attuali sperequazioni ed estendere su tutto il territorio le esperienze più virtuose che ci sono dal punto di vista della diagnosi precoce, della cura, della presa in carico da parte dei servizi del territorio. Ecco, io penso che sia soprattutto essenziale che in questa legge si sia previsto l'aggiornamento dei LEA, e l'articolo 3, e questo è il tema dell'articolo 3, l'aggiornamento dei LEA per le prestazioni specifiche legate a questa, patologia. E che con l'articolo 4, poi vedremo, si sia introdotto vincoli più stringenti per l'aggiornamento delle linee di indirizzo da parte del Ministero, vincoli più stringenti ai fini della concreta attuazione dei livelli essenziali da parte, delle Regioni. Infine vorrei far notare come alcuni punti che vengono più volte ripresi nel pur breve articolato, come l'attenzione all'esigenza di operare sempre più sulla diagnosi precoce, come l'attenzione alla presa in carico non soltanto dei soggetti, nell'età dell'infanzia, ma anche di percorsi riabilitativi per l'età adulta, coerentemente con quello che è il dibattito scientifico più aggiornato in materia, siano aspetti che vanno a testimoniare un approccio culturale nuovo, coerente con la discussione in corso a livello scientifico. Si poteva fare diversamente, si poteva entrare più nel dettaglio di molti aspetti collegati, ad altre tematiche, già affrontate da altre norme. È stato fatto riferimento alla scuola, potremmo far riferimento al mondo del lavoro, eccetera. Bene, noi abbiamo preferito, e questo è stato il dibattito fatto dalla Commissione dodicesima, confermare la scelta adottata già dai colleghi del Senato di evitare, diciamo, inutili sovrapposizioni e di non appesantire il testo di legge limitando la norma alle linee essenziali, che sono comunque chiare, che producono comunque un passo avanti significativo a tutela,
dei diritti delle tante persone purtroppo affette da questa patologia, il che non toglie niente alla possibilità di incrociare questa norma cornice, questa norma di principi essenziali e di linee guida con la legislazione specifica anche di altre materie che possiamo facilmente connettere. Grazie. La ringrazio. La collega Silvia Giordano, poi l'orefice. Grazie Presidente. Collega Beni, si poteva andare più nel particolare, si poteva fare qualcosa di più pratico, voi non avete voluto, noi ve l'abbiamo proposto, voi non avete voluto. Ma attenzione, perché il discorso non è assolutamente perché ci sta una sovrapposizione di leggi, perché bastava ad esempio, per evitare questa sovrapposizione, di richiamare quelle leggi che voi avete fatto e cercare di farle attuare, visto che al momento non sono neanche applicabili. Ricordiamo la 328 del 2000, prima ho parlato per un emendamento sulla scuola, appunto la legge 170, non avete voluto neanche inserirlo come riferimento normativo. Ora qui stiamo parlando di formazione permanente, subito dopo c'è l'emendamento della formazione periodica degli operatori, perché le associazioni ci hanno segnalato che spesso chi ha a che fare con le persone affette da disturbi dello spettro autistico non sono persone che hanno quella comprovata esperienza di cui purtroppo necessita il disturbo, e quindi abbiamo chiesto non solo la formazione che è accennata, ma una formazione periodica. Ora, non spendete un euro,